Oh, bentornati qua sul canale, io sono Fablinker e oggi siamo qua su Football Manager 2023 con il nostro Bari. Allora, la situazione è un po' complessa perché stiamo giocando abbastanza bene ora, però manca qualcosa ragazzuoli. Oggi avremo la possibilità di capire un po' il nostro futuro perché la prima è contro l'Ascoli, che sta decimo in classifica, quindi davanti a noi, di conseguenza sarà importante quantomeno portarsela a casa. Allora, io metterei Michelino qua, ma che fine hanno fatto gli altri? Allora, vediamo un po'. Andre Gomez, ok, e mi porto, no, però scusate, Johnson sta giocando benissimo, che senso avrebbe? Non avrebbe senso metterlo, in panchina. Andiamo così. Voglio essere positivo con Johnson. Sta facendo delle buone cose, quindi io voglio avere fiducia in questo ragazzo, in un qualche modo. E niente, come sempre la Game Capture ci regala momenti di flash. Molto molto bene, come sempre. Vediamo un po' se cambia qualcosa, sembra che si sia stabilizzata, ma in quel punto lì mi dà sempre problemi. Penso che sia il colore viola il problema, ma non capisco il perché, onestamente. Perché nessun gioco me lo fa, solo in questo, e qua c'è molto viola. Magari quello è il problema. Mando un appello ai ragazzi che hanno fatto il nuovo Football Manager, cioè From Interactive, se non sbaglio. Mettete meno viola, così la mia game capture forse riesce a fare qualcosa di buono. Allora, a parte questa stronzata gigante. No, ma perché? Subito Johnson fa un assist meraviglioso, ma che dire, si è mangiato un gol. Grazie! Grazie mille, Ascoli, grazie mille. No, non può essere fuori gioco, scusate. Non può essere fuori gioco. Ma no. Ah, tra l'altro, sì, era un fuorigioco grosso come una casa, vabbè. Tra l'altro c'è il nostro amico Zuzek. È lui che ci aveva regalato questa bellissima cosa. Grazie mille. Allora, amareggiato perché ci siamo mangiati un gol con Khedira. Ci siamo mangiati un gol veramente fatto. E quel gol in fuorigioco, se aspettavamo un po' di più, con un po' di intelligenza, forse l'occasione potevamo sfruttarla un pochino meglio. Ma vabbè, comunque i segnali sono positivi, quantomeno. No, porca miseria, Gomez. Aveva fatto tutto bene. Ricci, calcio d'angolo. Ma le ali c'è, tranquillo. Stiamo dominando la partita, ma non si riesce a buttarla dentro questa palla. O meglio, si riesce, ma siamo in fuorigioco. Dai che sbagliano. Bravissimi. Dai, palla riconquistata. Johnson, questa era bruttissima comunque. Devo dire che Zuzek sta facendo una bruttissima partita. Veramente brutta, contro di noi. E rimpiango ancora meno il fatto di averlo ceduto a questo punto. Cioè in prestito, ma mi sembra con diritto di riscatto o obbligo. Allora, Celta è stanco. Ancora un pochettino, diamoli. 70esimo. Facciamo i cambi. Allora, Celta è stanco, va bene, possiamo buttarci i canestrelli. Ellerson è stanco ed è anche ammonito, mettiamo Giagello. Poi non lo so. Cioè, che cambi ho? Johnson sta giocando benino. Mettiamo Vasco Valls. Mettiamo Vasco Valls, anzi scusate, mettiamo Vasco Valls mezzala e Johnson lo ributto al posto di Michelino. Io per il resto non farei altri cambi, onestamente.
Non stiamo giocando male, eh. Però ci manca il gol. 14 tiri a 3. Johnson è stanco, rimpiazza con Muharemovic. Sì, proprio. Perché Johnson mezzala? No, non era quello che volevo fare io, onestamente. E Norrström è in ansia. Allora mi dispiace, ma anche no. Maldini nervoso, anche no. A sto punto metto Valz sulla fascia e ci buttiamo dentro la Briola mezzala. Ok? Dai ragazzi, su, che la stiamo meritando questa vittoria. Portiamola a casa. Vi prego, vi scongiuro. Oh, non riusciamo mica, eh? Metti Lazetic, ok? Non riusciamo. Pareggio buttato completamente. Cioè, vittoria buttata completamente nel cesso. Posso dirlo con estrema sincerità? Perché veramente eravamo superiori a questo Ascoli. Eravamo molto superiori, ma non siamo riusciti a buttarla dentro. Non c'è niente da fare. Mannaggia. Corbo dovrà scontare una giornata di squalifica? Che capero, dai. Sì, Adamonis, valuta quello che ti pare, basta che non rimani qua. Io sono a posto. Puoi fare quello che ti pare, puoi anche andare a zappare la terra, almeno fai qualcosa di buono per i contadini, oppure vedi un po' tu cosa fare, vedi un po' tu. Allora, la prossima col Modena, che sta ultimo in classifica. Vi scongiuro, almeno contro l'ultima in classifica, io voglio portarla a casa. Si può? Senza grandi sorprese. Cioè, se si può, guarda, io sarei contento. Vacca infortunato. Non so come faccia a rompersi così tanto Vacca, visto che è sempre in panchina, però. Però ok, Bellodi, contrattura bicipite femorale. Vabbè. Va bene, che devo fa? Va così. Tra l'altro oggi doveva esserci MotoGP, però mi hanno bloccato per il momento il video. Perché sto facendo la Nine Season 2009 e ci sarebbero dei video che la Dorna praticamente ha bloccato. Peccato che va bene la Dorna, ma sono video che sono dentro al gioco. Quindi io ho subito mandato la richiesta perché, insomma, è un gameplay e non è che ho rubato il video a qualcuno, stavo solamente giocando al gioco. Allora, Corbo a sto punto va fuori perché non potrà giocare. Akpa è ceduto, quindi si fa una bella panchina ricca di sali minerali. E la squadra c'è, io lascerei così com'è. E ce la portiamo a casa questa qui, contro la 20ª in classifica. Penso che sia quantomeno. Vediamo se mi dà problemi. No, ora no. È solo la prima partita che dà dei problemi, che sembra che. È solo quella, vabbè, non sto capendo il perché. No, pure qui. Ma che è successo? Ho visto qualcosa di strano. Io ragazzi mi scuso con voi, però non so cosa fare per risolvere questa cosa. Non so cosa fare. Per fortuna non è una cosa così problematica, nel senso che capita ogni tanto, però a me dà fastidio personalmente, però non posso farci niente. Bravo Celt, che dirà? Non perderla? Bravo Gomez, non far cavolate, bravissimo. Però che brutta palla che gli hai dato, amico mio. Ricci, bravo Sesai, ancora Ricci, che dirà? Walid! Grande assist di Ricci. E che dire, non può sbagliare. E non deve sbagliare. Assolutamente. Qua Sesai ha recuperato una palla meravigliosa. Diciamo che il merito principale è di Sesai, che recupera una palla veramente sanguinosa e oro per noi. Quindi bravo Sesai, hai fatto una cosa meravigliosa.
Hai fatto una cosa meravigliosa, amico mio. Ok, 1-0, però non rischiamo. Ragazzi, per favore, no, teniamola e anzi, aumentiamo sto vantaggio. Bravissimo, che dire. Bravissimo, bravissimo. È quello che volevo io, è come lo intendevo io. Vai Ricci, tutta fascia. Mannaggia, ma perché Johnson non la butti in mezzo? Perché da lì provi il tiro? Cioè, un tiro da lì non ha senso. Che senso ha tirare da lì? È impossibile che entri la palla. Vabbè. Contento, contento. Perché stiamo giocando bene. Quindi sono contento. Però, se facessimo un 2-0, un 3-0, di sicuro sarei un poco più felice. Posso dirlo con estrema franchezza. Su. Riusciamo? No, eh? Anzi, il Modena sta tornando sotto con tanta prepotenza. 7 tiri a 8. Stiamo rischiando un po' troppo, eh? Selt. Bella questa palla. No, non ci credo. È uscita di niente, praticamente. Cambi, cambi. Allora, Selt è stanco. Buttiamo dentro. Perché? Perché? Io. Il mio vice penso che si faccia di droghe pesanti. Perché mi diceva di mettere su Maldini. Maldini come braccetto difensivo? Cioè, vabbè che io sarò scarso in questo gioco, ma anche tu non ci capisci una fava. Allora, che cazzo. Mettiamo Giagello qua. No, basta, basta. Stanno tutti bene. I restanti. Che è successo? Ho visto altro. Vabbè, il gioco li prende così ogni tanto e mi fa vedere cose strane. Bene, bene, bene. No, eh. No, cioè, se entrava questa, vi giuro che io chiudevo la serie. Ve lo giuro. McCook. Calma. 85esimo, ragazzi. Non facciamo fesserie. Bravo, Sesai. Però Walid sotto porta a volte mi è un po', come dire, superficiale? Diciamo così, superficiale. Vai Ricci. Ricci? Ricci? Ok. È partito. Ancora Ricci. Cos'è? Mamma mia. Comunque se vinciamo oggi è grazie a Sesai. Ha fatto una partita veramente da incorniciare, veramente da incorniciare. Possiamo dirlo con assoluta certezza. Che è successo? Che dire, si è mangiato un altro gol, mi sa. Vabbè, non è una novità oggi. Non è una novità. Oh, mancano 7 secondi. No, eh. No, eh. Ma perché, Brazzao? Perché? Ma poi è scaduto il tempo! È scaduto il tempo! È scaduto il tempo! Bravo, Brazao! Bravo! Basta, è finita! È finita! Che cazzo, dai! Su! Ma no, con tutto il bene, ma è finita! Allora, buono! Sono contento, dai, bene! Buona prestazione! Che fatica, oh! Siamo decimi in classifica! Siamo decimi! Dai, che piano piano questo campionato si può recuperare! Se continuiamo così, si possono fare cose interessanti. Però bisogna continuare a spingere, no? Per fare cose interessanti. Quindi dai, continuiamo con questa mentalità e andrà tutto bene. Spero. Spero. Diciamo che sono soddisfatto, ma con l'Ascoli si poteva vincere. No, influenza? Ma come influenza 2 settimane? Ma che influenza è? È il Covid, cioè, vabbè, 2 settimane di influenza è tantissimo. È veramente tanto. Capradossi, contusione alla coscia. Ragazzi, allora, fate come volete. Fate come volete. Non so cosa dire. Cioè, io alzo bandiera bianca. Chi vuol giocare con Cosenza può venire a giocare. Chi non vuole stia a casa, che vi devo dire?
Allora, offerta per Brazao e None e ridai, cioè sono fissati con sto giocatore. Allora, la squadra Capradossi si è ripreso, ma non mi fido. Facciamo così, anzi, va bene così. Canestrelli in mezzo, Corbo qua. Si è messi bene. La Briola è infortunato. Ci portiamo Rauti, anche se non giocherà. Credo, quantomeno che non giocherà. Allora, Bari contro Cosenza, siamo in casa, siamo in casa. Ma perché fa così? Ogni volta che inizia la partita ha sti problemi, poi dopo si stabilizza. Io non capisco sta cosa. Non ha senso. Niente, brutto passaggio. Cioè, era buona l'idea, ma non è stato buono il finale dell'idea. Ricci. Che dire? Bravo Johnson. Intelligentissimo. Passa nel mezzo. Ma cos'è? No, vabbè, ma cosa si è magnato Sesai? Ma che si è magnato Sesai, ragazzi? Ma avete visto? Era un gol fatto. Ma era un gol fatto. Ma che si è magnato? Cioè, neanche io la sbagliavo, eh. E sono scarso, ve lo assicuro. Neanche io lo sbagliavo. Vabbè, io non c'ho parole. Abbiamo un attacco che, non so, tende a sbagliare troppe cose davanti alla porta. E questa cosa non mi piace. Guarda, 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 guarda. Mi da piangere a me. Mi da piangere. Cos'è? Avessimo un attaccante più cinico sotto porta, ne vinceremo il doppio di partite almeno, di quelle che vinciamo. Il doppio. E non sto scherzando. Con l'Ascoli avremmo vinta, qua saremo già 2-3-0, tranquillamente. Guarda Michelino, come l'ha stoppata. Oddio, ma cosa sto vedendo oggi? Ma cosa sto vedendo? Bravi. Oh, ma porco tutto, ma come si fa? Ma come si fa? E sono tre gol sbagliati davanti alla porta, tre gol sbagliati facili, 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 facili. Ma che avete oggi? Ma che avete? Che avete con due V? Che avete? Porca miseria, oh, veramente fate. Se perdiamo questa, io me ne vado. Ve lo giuro, io me ne vado. Cioè, perché no? Non lo accetto. Non lo accetto. Mi sto veramente alterando perché vedo certe cose che mi fanno alterare. Cioè, come si fa a mangiarsi dei gol del genere? Come si fa? Un errore ci può stare. Ma tre no. Tre non ci può stare. Niente. Mi sa che il primo tempo finirà 0-0. Mi sa di sì, eh. Perché? Amareggiato. Ma cosa fa la game capture? Ma porca miseria. Mi sfoca i colori. Mi fa problemi. Mamma mia, io non so cosa fare. Ogni volta così, eh. Solo su FM. Ogni volta. Ah, raga, ma vogliamo vincerla o facciamo finta? Ditemelo, perché c'è. Cioè, io Ellerson è infortunato e io non so cosa fare. Giagello, Ricci è devastato. Palumbo, è il tuo momento. È il momento. Lazetic, tu quest'anno non stai giocando bene, lo so, ma è il tuo momento di redimere questa stagione. Te lo chiedo con assoluta sincerità. Bravo, benissimo. Selt stanco. Mettiamo Moore, McCook, Johnson. Mettiamo Vasco Valls. Ragazzi.
Molto offensiva. Non c'è modo, eh. Ma va, ma vai al diavolo, ma vai al diavolo. Che partita del cazzo, veramente. Scusate il linguaggio, ma arrabbiato, arrabbiato. E beh, e chi non sarebbe arrabbiato dopo una roba del genere? Chi non sarebbe arrabbiato? Un pareggio che abbiamo. Ok, oggi non abbiamo perso punti, cioè, nel senso, non abbiamo avuto sconfitte, una vittoria, due pareggi, però, cioè. Se ci guardiamo, con 4 punti in più potremmo essere a 43 punti. E invece ci ritroviamo lì ancora sotto i 40 punti. No, Ederson 3-5 settimane? Ma allora. Ma allora è una sfiga continua questa stagione, eh. Ci sono i nazionali? Facciamo una bella amichevole. Che poi è una fortuna così, così Ellerson si può riprendere tranquillamente. Allora, la prossima è col Benevento, il 7 aprile. Io farei un amichevole contro il Lanciano. Ok. Poi ne farei un'altra. Il 2 aprile, 5 giorni prima, contro il Monopoli. Così. Hanno accettato. Bene, bravi, bravi. Così almeno facciamo un po' di morale in generale. Giochiamo un po', vinciamo un po' di partite in teoria facili, ma non si sa mai. Perché sappiamo com'è. Eccala, eccala, Vasco Valzi infortunato. 3-4 settimane. Vabbè. Abbiamo il centrocampo distrutto. Veramente distrutto. Io non so come fare. Sono veramente senza parole. E comunque siamo già a marzo. Non manca tanto al finale di stagione, eh. Perché poi dopo marzo c'è aprile e poi maggio, eh. Mancano 2-3 mesi, eh. Mancano 2-3 mesi. Perché non posso accettarle? Ah, l'ha già accettate. Ah, va bene, va bene. Perché? Quanto gli devo dare? 15.000 euro? Senti, ciao, ciao. Vattene, Strela. Vattene perché sei un giocatore che non ha mai inciso così tanto. Quindi. Cioè, vuole anche la liquidazione, cioè, capito? Vabbè. Proprio mercenario, mercenario, mercenario. Volevo rifiutarla, ma poi ho avuto paura, poi avevo paura che dopo avendola rifiutata mi rimaneva qua. Ma va via, ma Estrella va via, non è un problema per noi. Proietti è un'ala. Determinazione 10. No, lascerei stare. Lascerei stare. A zero? Chi è sto campione del mondo? 18 anni. È forte, vero? È forte, 18 anni, eh? Raga, questo è un fenomeno. Un secondo, eh. Quante cose vuoi, oh? Aumento annuale 5%. Questo va bene. Elimina. Aumentiamo un po' lo stipendio. Bonus alla firma. Raga! Questo è forte, oh! Verrebbe a zero. Oh, guarda se c'è qualcun altro. 26.000 euro? No. Non mi ispira particolarmente. Chi è questo qui? Ma va là, ma no. Oh, se ci viene questo io. Ma qua è. Ma basta con sto brazzao. Ma c'è qualcuno di svincolato che può farci comodo? Mo' sono curioso. Ricerca giocatori. Svincolato. Perché c'è il calcio al mercato dei svincolati?
Potenziale. Ah, questo è il massimo. Abilità. Ammazza, oh. Frutta e verdura. Zanellato. Centrocampista centrale. Non mi è scarso però sto zanellato, eh. Quasi quasi. No, non abbiamo i soldi però. Non ci abbiamo i soldi. Perché a parte questo non è che ci sia tanta roba, eh. No, vabbè, lasciamo stare. Oh, la briola dopo il raffreddore è tornato. Perfetto. 2 settimane per un raffreddore. Ma che cavolo hai preso? Davvero il Covid è preso, per forza. Facciamo così. Facciamo. Gioca una grande vittoria, vai. Vediamo un po' come va. 8-0. Anche Maldini ha segnato, anche Strela, vabbè. Ok, 8-0, va benissimo. Va bene così. Dimmi che quel ragazzo viene, ti prego. Che quello è forte sul serio, eh. Quello è forte sul serio. Allora, questo rinvia, questo rinvia, questo rinvia. Questo non posso? Capradossi? Perché non posso? Facciamolo un po' abbassare. Eliminiamo ste cose. Ok, se l'è un po' abbassato lo stipendio. Però questi bonus. Poi presenza in panchina su. Ok, vabbè, se è così che ha accettato va benissimo, ragazzi. Cioè, alla fine. Svincola fine contratto. Estrella se ne va. Ciao, ciao. Sì, va benissimo. Non me ne frega niente di Estrella. Può andare dove gli pare. Può anche andare a casa sua a giocare a FIFA sulla PlayStation. A me non mi interessa. Allora. Abbiamo un bilancio che comunque è una merda, eh. Bisogna essere proprio onesti con se stessi. Allora, stanno tutti crescendo. Zuzek, mi sa che lui, dopo quello che ho visto contro di noi, mi sa che se ne andrà. Ok, sono tutti contenti di questo allenamento in attacco. Continuiamo così. Allora, Bellodi, niente, fisioterapia. Bellodi è sempre infortunato, ragazzi, cioè è una roba imbarazzante. Voto 9. 10 lode. Addirittura nella rosa. Chi è questo? Ma va a fan bagno. Non vuol venire. Mannaggia. L'avevo già visto. Vabbè, niente. Tanta roba quello comunque, eh. Quello deve essere una roba assurda, veramente. Dai che segna anche Lazetic qua. 5-3, eh? Oh, 3 gol di Lazetic finalmente. Torna al gol, era ora. Onestamente era ora. Ok. Salvatore Sala ha firmato. Attenzione, ragazzi. Questo è il colpo dell'anno, eh. Lo paghiamo poco. Veramente poco. Questo è il colpo dell'anno. Cioè, raga. Questo è un fenomeno. Diventerà un fenomeno ancora di più perché ha soli 18 anni. C'ha tempo di crescere. Grande Sala. Grande Capradossi. Oh, vedi mo che Capradossi un altro annetto potrebbe farselo. Ercolani. Ammazza Ercolani. Offri contratto. Assolutamente sì. Magari non troppo. Che dite? Elimina, 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 elimina.
Non ci siamo, Ercolani. Detto elimina. Elimina. Facciamo 5%. Qua allora. Hai rotto il cam. Oh, bravo. Stefano Carnevali, terzino, anche lui. Però lui... non lo so. Non mi ispira tanto, eh. Offriamo un contratto, vabbè. Dai. Talenti buoni lascerei lì. Denis Bianco. Ma Denis Bianco è scarso. Questo Gianmarco Paolucci. Gianmarco Paolucci? No. Va bene così, eh. Abbiamo due giovani presi che non sono niente male. Uno soprattutto, l'altro un po' così così, però dai. Ci stiamo lavorando, per dare a questo Bari anche una squadra futura veramente forte. Sydney Van... ammazza, oh. No, no, no. Lasciamo stare, abbiamo già i nostri attaccanti, ne abbiamo anche troppi per il momento. Zuzek, 7.8? Ti venderò a fine anno. Zuzek, ruolo cruciale. Svincono i giocatori. Ivan Silvestri è tra i più importanti, osserviamolo. Randy Orton, che è Randy Orton del wrestling questo? Mazza, ma mi sembra una pippa. Pietro Bossi, Daniel Zappa, Lorenzo Gallo. Non mi sembrano sti granché, onestamente, eh. O magari mi sbaglio, sono dei fenomeni. Ivan Silvestri, ma che cazzo... no, scarso, come pochi. Ragazzi, però Gio... chiuderei qua. Allora, siamo in classifica, non si vede. Siamo 12esimi con una partita in meno rispetto alle altre. Con 3 punti potremmo arrivare addirittura decimi di nuovo, poi. Siamo distanti, che sto facendo? Siamo distanti con 39 punti alla zona playoff, 11 punti. Allora, se vale anche l'ottavo posto... siamo distanti solamente 7 punti con una in meno. È tutta colpa di come siamo partiti inizio anno, ragazzi, eh. Se non era per quella partenza così brutta a quest'ora, secondo me si poteva far molto di più. Calendario. La prossima volta Benevento, Perugia, Salernitana. Insomma, tosta, eh. Tosta. E volevo vedere una cosa. No, ho sbagliato. Porca miseria. Se clicco bene, però, a posto di fare delle cavolate. Potenziale più alto, Gerde Roge. Questo ragazzo, se si potesse mandare in prestito. Cedibile in prestito, ok. Ercolani. Ercolani. No, ma perché? Perché è già dentro ma non c'è? Non ho capito questa cosa, vabbè. Va bene ragazzi. Perché questo portiere è veramente forte, è il nostro futuro. 17 anni. Veramente sta crescendo bene. E io vorrei darlo in prestito per farlo giocare un po' di più. Quindi insomma. Vabbè ragazzi, è tutto, vi ringrazio. Ci becchiamo al prossimo episodio sperando di fare qualcosa di buono. Ragazzi, grazie ancora. Ci becchiamo alla prossima. Ciao.